Ed eccoci qua, Hakuna Matata, ben ritrovati al vostro Scemo 89. Siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale. L'avete visto dalla miniatura. Oggi ci andiamo a giocare il mastino lavico con i barbari evoluti. Subito un bel pollicione in su per il visto Ciccichipito 89 Clash Royale. Sentite, nei negozi oggetti Ciccio Gamer 89 come supporto a un creatore su. Non mi fate arrabbiare, per cortesia. Per cortesia. Il deck non è questo. Il deck non è questo, anche perché in realtà vi dico che noi stavamo scalando con quel deck là. In realtà, scalare in live non abbiamo proprio scalato. Abbiamo giocato 3 ore in live, perché per chi non lo sa, il lunedì faccio live di Clash Royale praticamente 100%. Abbiamo giocato 3 ore e mezza per rimanere a 1600 fiocchi. Non me ne privo assolutamente. In coda stiamo facendo tutto, stiamo facendo il fantastico, stiamo facendo l'incredibile. Abbiamo le chiavi, però in questo momento non ci serve. Let's go con i barbari scelti evoluti. Non è vero, barbari evoluti, stavo per dire una gastroneria. Raga, come vi va la scalata? Parlate con il vostro Ciccio Gamer 89. Ancora giocate? Come va la scalata? Vi state divertendo? Calcolate che io in live, raga, ero un cazzato, ma veramente come un tulipano anglosassone. Non sto scherzando, cioè veramente mi giravano i coglioni come se non ci fosse un domani. Secondo me la cosa di andare contro ci può stare, sperando che lui non abbia la mamma di un altro pianeta, cosa che in realtà io penso che lui abbia. Da notare quello scheletrino bellissimo. Io quello lo chiamo lo scheletrino della discordia. E la cosa più bella che potesse capitare all'opponent è stato quello scheletrino. Lui miner, nerf miner. Ok, lui è convintissimo di questa roba qua. E noi a noi va bene. Va bene, va bene. Ok. Oh, lui comunque si è veramente difeso con le unghie e con i denti, raga. Cioè, sempre per ipotetico, ci possiamo attivare la torre central. Avete visto che bravo? Avete visto quanto sono stato bravo? Questi sono i miglioramenti e il frutto di anni e anni di Clash Royale. Ci può stare. Ci può stare. Io non mi voglio però far attaccare da loro. Cioè, dato che ho la doppia torre, siamo un attimo calmi. La Valchiria diventa un pochino meno forte. I spaccamuro mega galattici giganteschi e dove trovarli potevano essere effettivamente un problema. Da notare quante volte io stia utilizzando i miei barbari. Non so se avete notato, questa è una cosa che spero che voi apprezziate. Quello leggermente forte, diciamoci la verità. Benissimo. Meglio di così, non so. Riesco, secondo voi? Uno... Allora, pensavo che uno l'avessi bloccato e invece no. Questa cosa invece mi dà tanta allegria. Questa roba che è appena successa mi dà tantissima allegria. Io... Sapete? Benissimo. Pirotecnica era quella che volevo togliere. Barbari, così. Barbari perché... perché sì. Perché non utilizzarli, dato che li abbiamo. Ok, io procederei con chiaro segno di direi con calma, con la nostra nonchalance, col nostro benessere. Abbiamo portato a casa una partita che io sono estremamente contento di questa cosa qua. Voi non avete idea. Non avete idea. Andiamo a vedere che cosa succede qua. Andiamoci a prendere un po' queste maestrie, che comunque non andiamo assolutamente, assolutamente a buttare. Sono molto contento, vai. Perfetto. Let's go. Ok, mi fai giocare in questo momento? Grazie, grazie mille. Raga, già una partita vinta, io sono oltremodo che contento. Adesso non vi dico che le voglio perdere tutte e due. Però non so se
qui c'era in realtà in questo deck, c'era, mi sembra, la mongolfiera. Io l'ho voluta togliere, ho voluto mettere una cosa un po' più romantica. Il mortaio. Per assurdo, ci può quasi andare bene. Quasi. Fantasma un po' di meno, ma riusciamo comunque a far sì che... Io posso fare sicuramente così. Questa macchina volante è da professionista, ragazzi, eh. Cioè, solamente i professionisti giocano così. Adesso io non so se voi lo sapevate, ma è un dato di fatto. Voglio fare così. Ok, lui mi colpisce in entrambi i casi. Però... però... allora, i moschettieri... i moschettieri riesco a batterli anche con i miei barbari. Due colpi li possiamo anche accettare. E qualcosa lì dovrà attirare. Sto stupidissimo coso. Sarà pure stupidissimo. Però... capito? Perché... adesso bisogna essere bravi. Cosa che non sono, quindi tranquilli. Mi piace. Mi piace, mi piace, mi piace. Sarà, ma a me piace un sacco. Ipoteticamente su quelli a destra io andrei a utilizzare i barbari. Vi dico la verità. Decisamente sì. Decisamente sì. Può essere un grande problema questo. Possiamo fare così. Possiamo fare così. Ragazzi, io me la sto inventando di tutti i colori qua, eh. Non è facile. Però vediamo un attimo. Lui dell'Isir adesso ce n'avrà veramente una fiondata enorme, ragazzi. Qui mi può star bene. Questo facciamo così. Questo facciamo così sicuramente. Questo facciamo così. Sarebbe interessante esagerare. Oh, che bello! Mamma mia, questi barbari evoluti! Sopra quei moschettieri! Che goduria! Lui avrà avuto un milione di lisiri in più di me! Ah, che bello, che bellezza! Il benessere! La, noioso! Mettete hashtag, scrivete quello... hashtag! Scrivete quello che volete qua sotto! Tutti gli hashtag che volete! Lascio like ai vostri hashtag se mi ricordo! Se mi ricordo! Sempre detto, se mi ricordo non alzo le mani. Quindi due vittorie, una sconfitta. E ho fatto un predict. Fatene i privi dei predict. Ho deciso. Guardate, tanto lo devo, devo avere barbari evoluti, no? E giriamoli. 4 con lui, io costo 5. Mi rimane un attacchino. Mi date gran cavaliere? No, bello, mi ripecca sui barbari. Godevole. Però non me la voglio rischiare, raga. Me ne frega niente. Infatti ho fatto bene. Bravo. Allo. Sicuramente particolare. E secondo me io me ne andrei dall'altra parte. Anche perché per un motivo o per un altro devo comunque ciclare i barbari. Non è che me posso inventa tanta roba. Allora devo fare così. Particolare. Non so se potevo effettivamente fare qualcosina o forse no. Non lo so. Però nel dubbio a me non è dispiaciuto, perché qualora io fossi riuscito, qualora
io fossi riuscito a difendere l'attacco di destra, facciamocene una extra, probabilmente l'avrei vinta. Non lo so. Lui ha giocato bene, aveva anche tutto quello che gli serviva. Purtroppo i barbari scelti mi sarebbero dovuti servire lì, in quel momento là. Va bene, calmi. Non ci agitiamo, per favore, eh. Una carta che proprio... Ok. Ci può stare, secondo me sì, un bot. Ok. Ci può stare? Ci può stare, ma non sarà facile. Non sarà mai facile questa partita. Ci può stare. Sentite, io la torre me la vorrei comunque preservare un minimo. Eventualmente abbiamo un buon attacco a destra, che continua a essere un ottimo attacco, secondo me. Facciamo così, secondo me ci può sta. Mega Sgherro che comunque rimane sempre un semi-problema, no? Macchina volante. Sì. Un altro dannino, ero proprio contento. Non ho niente in questo momento. Cioè, tipo, se l'opponente mi tira qualsiasi cacata, loro non... La mamma mia, loro subiscono un botto. Non so se eventualmente sarebbe più sciotto un baby dragon qua. Magari, no? Ok, loro ce l'ho. Quindi se lui si sbaglia e mi fa un attacco impressionante... Purtroppo non si è sbagliato, ragazzi. Io provo a fare così, eventualmente, per continuare l'attacco, no? A sinistra. Facciamo così, facciamo così. Ok. Cannonino va benino. Cannonino mi va molto benino. Diciamo che peccato. Diciamo che peccato, di solito questa non si fa mai. Ma mai, 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 eh. Ok. Calmi, eh. Ok. Che già è un po' diverso. Qui vado a fare sicuramente danni. Non mi sembra male. Ottimo, ottimo. Oh, ok, so good, very nice. So good, very nice. Bene, bene, bene. So very good, so very nice. Benissimo, vi devo dire che i barbari evoluti mi piacciono, mi piacciono. Siamo riusciti anche a fare qualche trofeo quest'oggi e per me non è scontato. Questa evoluzione maledetta, ragazzi, che non è male. Però devi comunque trovare anche dei deck contro che abbiano senso. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento. Ciao, padà.